In una recente pubblicazione sulla qualità dei servizi pubblici, la Banca d'Italia si occupa anche della giustizia civile, perché il suo funzionamento, spiegano gli economisti Francesco Bripi, Amanda Carmignani e Raffaella Giordano, è un fattore importante per la crescita economica, contribuisce a promuovere la concorrenza, favorisce condizioni efficienti di entrata e uscita delle imprese dal mercato, incoraggia gli investimenti e incide sulla produttività. Peccato dunque che la situazione sia pessima. In base agli indicatori della Banca Mondiale, per risolvere una controversia commerciale in Italia occorrono 1210 giorni, contro una media dei paesi OCSE di 510 e dell'Unione Europea di 549. In Italia il tempo medio di risoluzione di un contenzioso civile in primo grado è il triplo di quello della Germania. Potrebbe andar meglio se a Napoli un processo civile non durasse il doppio che a Torino. Tra le cause del disastro, il paper della Banca d'Italia segnala l'elevata litigiosità che contribuisce ad ingolfare tribunali e corti d'appello. La domanda di giustizia pro capite in Italia è pari a 3 volte quella della Spagna. Sono 2 i fattori che spiegano la nostra elevata litigiosità. Il primo è una eccessiva quantità e una cattiva qualità delle leggi, con la conseguente difficoltà di interpretarle. L'altra ragione è l'elevato numero di avvocati, che propongono i loro servizi anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Il confronto internazionale non evidenzia invece carenze significative nella disponibilità di risorse. Il bilancio per le spese di giustizia è pari a 45 euro per abitante in Italia, contro i 38 in Francia, i 50 in Svezia, i 37 in Norvegia. Lo studio della Banca d'Italia si conclude con l'avvertenza che in futuro non saranno più disponibili statistiche attendibili. A causa dei tagli al bilancio del sistema statistico nazionale, attualmente non viene infatti più rilevata la durata effettiva dei procedimenti civili.